Stretta di mano e firma tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il Premier albanese Edi Rama per suggellare un protocollo d'intesa tra Italia e Albania in materia di gestione dei flussi migratori. Con questo accordo l'Albania garantisce all'Italia la possibilità di utilizzare alcune aree del proprio territorio per la gestione dei migranti, il porto di Schengen sulla costa nord dell'Albania all'altezza di Bari e l'area di Jadr a 20 km di distanza. Qui l'Italia realizzerà entro la primavera del 2024, a proprie spese e sotto la propria giurisdizione, due strutture, una di ingresso per le procedure di sbarco, identificazione, trattazione delle domande di asilo ed eventuale rimpatrio degli immigrati, la seconda destinata all'accoglienza temporanea nei tempi necessari per le procedure. Dalla primavera del 2024 i migranti messi in salvo dalle navi italiane, Marina e Guardia di Finanza, non dalle ONG, saranno trasferiti nei due centri dove è prevedibile un flusso annuale fino a 39.000 persone. L'accordo non si applicherà ai minori, le donne in gravidanza e ai soggetti vulnerabili. Un piano che rafforza il partenariato strategico tra Italia e Albania e che può diventare un modello per l'Unione Europea sulla gestione dei flussi migratori, ha dichiarato la Premier Meloni. Tre gli obiettivi fondamentali: contrastare il traffico degli esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari ed accogliere in Europa solo chi ha davvero diritto alla protezione internazionale.